Sentiamo sempre parlare di aziende da dividendo americane che hanno una forte storia di pagamenti che si protrae nel tempo per diversi anni. Esistono le cosiddette Dividend Aristocrats e anche le Dividend King. Queste rispettivamente vanno ad aumentare il proprio dividendo da 25 anni le une e a 50 anni consecutivi le altre. Quello che non potresti sapere è che ci sono anche delle aziende europee che rientrano in questa categoria delle Dividend Aristocrats. I parametri per entrare in questa classifica in Europa sono leggermente diversi da quelli che sono presenti negli Stati Uniti d'America, ma si tratta comunque di aumento del proprio dividendo da anni, almeno da 10 anni secondo i parametri dell'indice Standard & Poor's Europe 350 Dividend Aristocrats, lo Standard & Poor's Europe 350 Dividend Aristocrats. Oggi ho selezionato per te tre aziende poco conosciute ma che secondo me possono essere parte di un portafoglio da dividendi che voglio includere anche aziende europee che sono dividend growth e per cui fanno crescere il proprio dividendo negli anni. Andiamo a guardarle subito, però dopo la sigla. Ciao a tutti, bentornati sul canale, io sono Pasquale e questo è Io Risparmio, il canale del vostro amichevole risparmiatore ed investitore della Porta Accanto. Oggi, come anticipavo poco fa, andiamo a vedere tre aziende che secondo me possono essere parte integrante di un portafoglio da dividendo che voglia includere anche aziende europee. Come sempre vi ricordo che questi non sono assolutamente consigli finanziari, ma delle mie semplici valutazioni a titolo didattico ed informativo. Per cui tuffiamoci subito in questo contenuto e partiamo con la prima azienda. La prima azienda è Coloplast ed è impegnata nello sviluppo e nella vendita di prodotti e servizi per l'igiene intima in Danimarca, Stati Uniti, Regno Unito, Francia e con anche altre filiali a livello internazionale. L'azienda opera con tre segmenti diversi: la cura cronica, urologia interventistica e cura delle ferite e della pelle. Fornisce prodotti per la cura della stomia, tra cui Sensura Mio, che fornisce forme del corpo individuali in forma e descrizione ottimale per vari tipi di stomie, e soluzioni per la cura della stomia che si chiamano Sensura, nonché accessori per stomia che vengono commercializzate col marchio Brava. L'azienda offre anche prodotti per la cura dell'incontinenza, come le sacche per l'urina Combinactive, cateteri SpeedyCat che offrono cateterizzazione per entrambi i sessi. Poi producono anche Peristin, un sistema di irrigazione trasnasale. Inoltre fornisce prodotti per la cura delle ferite che comprendono medicazioni conformi e che vengono commercializzate col marchio Biatain Silicone e medicazioni idrocolloidali con il marchio Comfel. Includono anche prodotti per la cura della pelle, come per il bagno, per la pulizia, creme idratanti, protettivi per la pelle, prodotti antimicotici, detergenti per le mani e prodotti per il controllo degli odori, nonché Interdry, una soluzione per la gestione delle piaghe cutanee. Inoltre l'azienda sviluppa, produce e commercializza prodotti per il trattamento chirurgico di disturbi urologici e ginecologici, come ad esempio malattie di calcoli urinari, iperplasia prostatica benigna, disfunzioni menzionali, disfunzione erettile e incontinenza urinaria. In pratica non vorrei mai avere a che fare con i loro prodotti, non per cattiveria, però sapete un po' voi. Coloplast è stata fondata nel 1954 a sede a Humlebæk in Danimarca. Alla data di registrazione di questo video fornisce un dividendo che è dell'1.91% con un payout ratio dell'84%. Il suo ticker è Colo, la borsa appunto è il Copenhagen Stocks Exchange, il dividendo lordo l'abbiamo menzionato poco fa, 1.92%, riporto semplicemente a dire che la tassazione in Danimarca all'origine è il 27%, per cui a noi ci entrerebbe un dividendo netto dell'1.04%. La sua market cap sono 211 miliardi di corone danesi, che corrispondono a 2,700 miliardi di euro. È stata fondata nel 1954 e ha 12.700 dipendenti. Dal loro financial highlight possiamo vedere che il loro fatturato è in aumento costante dal 2016-17, passando dai 15 miliardi ai 19 miliardi. Il net profit è passato dai 3,8 miliardi ai 4,8 miliardi. Gli asset totali dai 12 miliardi ai quasi 15,9 miliardi. Una cosa interessante è il cash flow, che è passato da 1,6 miliardi al 3,2 miliardi. Attualmente il revenue, come dicevamo prima, sono 7,8 miliardi per quanto riguarda l'ostomy care e 7 miliardi per il continent care. L'interventional urology sono 2,1 miliardi e il wound and skin care 2,5 miliardi. Sono tutti in crescita dal 6
all'8% con l'urologia che ha avuto un incremento del 19% di vendite organiche. Per quanto riguarda le vendite, sono divise circa 11 miliardi nel mercato europeo, 4,8 miliardi nei mercati sviluppati che includono anche USA, Canada, Giappone, Australia e Nuova Zelanda e infine per i mercati emergenti un 3,4 miliardi, tutte in crescita con i mercati emergenti che stanno attualmente sviluppando un più 15% di crescita. Guardiamo anche il grafico della crescita del dividendo che in questo caso per questa tipologia di aziende ci interessa essendo aziende Dividend Aristocrats. Il dividendo come si può vedere in crescita totale dal 2012 fino ad oggi ha avuto una crescita esponenziale. La seconda azienda spero di riuscire a pronunciarla è Münchener Rüschensweiskundgesellschaft Aktiengesellschaft at München. München, scusate. Mamma mia. Comunque, accocciata München Re AG, che opera nel settore assicurativo e riassicurativo in tutto il mondo. Opera attraverso 5 segmenti: riassicurazione vita e salute, riassicurazione danni, ergo vita e salute Germania, danni ergo Germania ed ergo internazionale. La società offre delle soluzioni di riassicurazione vita e salute come i rischi dei mercati finanziari, analisi dei dati, gestione e sottoscrizione dei sinistri, ricerca su rischi medici, mercato sanitario e gestione del capitale sottostante, analisi digitali nonché la suite digitale che si chiama Mira, che non è questa, e soluzioni di riassicurazione di proprietà e sinistri tra cui riassicurazione agricola, analisi dei dati, profilatori del rischio infrastrutturale, industrie remote, copertura assicurativa sulle proprietà, riassicurazione retroattiva, trasferimento del rischio e cyber, nonché NatCat Service per il database delle perdite delle catastrofi naturali. Inoltre hanno anche il Relative Zero Improvex, Cert to Go, una consulenza post vendita e sinistri, riassicurazione strutturata e prospettica e poi un prodotto che si chiama Vanahal per i sinistri auto. Fornisce anche soluzioni per clienti settorializzati con la copertura IoT, una copertura specialistica assicurativa del rischio reputazionale, protezione assicurativa sulla qualità degli utili, assicurazione captive e trasferimento del rischio, responsabilità civile, anche rischi meteorologici, assicurazione spaziale e satellitare, pensa un po' cosa c'è bisogno al giorno d'oggi, e assicurazioni sulle prestazioni di impianti di bioenergia, assicurazioni sull'energia solare, assicurazioni per i parchi eolici, assicurazioni minerarie, coperture per servizi e progetti e costruzioni, assicurazioni aeronautiche, assicurazioni per elettricità e servizi pubblici, assicurazioni per le compagnie petrolifere e del gas, assicurazioni informatiche industriali e una suite sui rischi, sulle intelligence e sui rischi di dati e posizione, sui rischi digitali, assicurazione di garanzie fotovoltaiche e parametrica e anche copertura danni e liquidazione e soluzioni per le catastrofi naturali. Insomma, qualunque cosa vi venga in mente, loro l'assicurano. Inoltre l'azienda offre prodotti assicurativi sulla vita, quelle normali, danni materiali, salute, protezione legale e viaggi che vengono venduti con il marchio Ergo. Münchener Re AG è stata fondata addirittura nel 1880, per cui sicuramente, pur essendo vecchio, io non ero nato. E come dice il nome, Münchener è a sede a Monaco, in Germania. Alla data di registrazione di questo video, che è il 15 gennaio del 2022, fornisce un dividendo del 3,59% con un payout ratio del 60%. Da questa slide possiamo vedere la crescita del dividendo, che è passata da circa 4 euro ad azione, adesso siamo quasi ai 10, sono 9,5 euro ad azione, per cui un dividendo più che succoso. Per vedere dei dati finanziari molto velocemente, vediamo che il cash flow operativo è passato dai 3 miliardi ai 7 miliardi attuali, ai 7 miliardi e 2 aggiornati al 2020. Il 2019 è stata una crescita impressionante, questo ovviamente per il colpire della pandemia. Il dato che ci interessa di più è la crescita del dividendo, che è interessantissimo. A questo momento l'azienda si presume possa andare a offrire nel 2024 un dividendo di 12,22 centesimi per ogni singola azione posseduta. Terza e ultima azienda, andiamo nei Paesi Bassi. L'azienda si chiama Wolters Kluwer NV, che insieme alle sue filiali va a fornire informazioni professionali e soluzioni software e servizi in Europa, Nord America, Asia, Pacifico e anche a livello internazionale. L'azienda opera attraverso diverse branch: salute, contabilità fiscale, governance, rischio e conformità e la divisione di legal and regulatory. La divisione salute dell'azienda offre soluzioni nelle aree di supporto alle decisioni cliniche, informazioni cliniche sui farmaci, coinvolgimento dei pazienti, terminologie cliniche, sorveglianza clinica
formazione pratica ed infermieristica, ricerca medica e servizi di formazione medica continua. Fornisce anche soluzioni per editoria e libri e giornali sanitari, medici, infermieristici e comunque specialistici ad essa correlati. Invece la sua divisione Tax and Accounting fornisce soluzioni nelle aree di conformità, collaborazione, gestione degli audit interni ed esterni, prestazioni aziendali e gestione dell'azienda. La divisione Governance, Risk and Compliance dell'azienda invece va ad offrire soluzioni per la gestione delle spese e delle questioni legali legate all'azienda o comunque di analisi legali, ad esempio le conformità normative, la gestione del rischio e delle prestazioni aziendali e anche le soluzioni dei pegno. Poi la sua divisione di Legal fornisce informazioni basate sulla evidenza, approfondimenti attuabili e soluzioni di flusso di lavoro integrate per aiutare i clienti a prendere le decisioni giuste e semplificare la conformità legale e normativa. L'azienda serve infermieri, medici, contabili, avvocati, nonché settori fiscali e finanziari, audit, rischi, conformità e normativa, perché è un'azienda molto ma molto settorializzata. Wolters Kluwer NV è stata fondata nel 1836, anche questa vecchia come me, e ha sede ad Alphen aan den Rijn, nei Paesi Bassi. Alla data di registrazione di questo video va a fornire un dividendo dell'1.54% con un payout ratio del 53%. Il suo ticker è WKL, quotata all'Euronext del Paesi Bassi. Dividendo lordo, come dicevamo prima, 1.54%, che va a fornire un netto a noi italiani del 0.98%. La sua market cap è di 23,9 miliardi di euro, con 18.600 dipendenti e, come dicevo prima, fondata nel 1836. Alcuni dati interessanti sono il fatturato, che praticamente è più o meno stabile dal 2016 a oggi, non è mai andato a incrementarsi più di tanto, con una crescita organica che va dal 2 al 4% su base anno. Per quanto riguarda l'adjusted free cash flow, possiamo vedere che l'azienda piano piano lo va ad aumentare con pazienza, ma comunque è passato da 708 a 907 milioni di euro. La parte che a noi interessa di più, a parte una battuta d'arresto fra il 2015 e il 2016, l'azienda ha sempre fatto crescere il proprio dividendo. Attualmente la previsione è che nel 2024 vada a fornire quasi un 1,6 euro per ogni singola azione posseduta, con un yield dell'1.7%. Bene, spero che questa carrellata di tre aziende antiche e solide ma stranamente poco bazzicate possa avervi dato lo spunto per capire che non esistono solo aziende di cui si sente parlare tutti i giorni. A mio parere abbiamo delle ottime dividend growth anche in Europa. Fammi sapere nella sezione commenti se conoscevi queste tre aziende, se le avevi già in watch list, o comunque se ti ho dato degli spunti di riflessione, oppure dammi tu degli spunti di riflessione da condividere con la community. Ovviamente ti ricordo che se il contenuto è stato di tuo gradimento, ti chiedo la cortesia di farmelo capire con un bel pollicione in su, in modo che anche l'algoritmo di YouTube capisca che è stato di tuo gradimento, così insomma. Se poi sei nuovo sul canale e non vuoi perderti nessun nuovo video, iscriviti e clicca la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. Bene, anche per oggi è tutto e ci vediamo con un prossimo video, domani o quando vuoi tu. Boh, ciao!